Amici di Onda Libera, siamo a Fano, alla Memo, e con noi Enrico Loccioni, imprenditore marchigiano famoso per aver introdotto logiche di lavoro nuove, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista anche dei rapporti umani all'interno dell'impresa e anche per quanto riguarda lo sviluppo dell'impresa stessa. Ecco, ci può parlare intanto di com'è nata questa sua impresa e gli scopi che si prefigge e le attività che materialmente svolge? Ma l'impresa nasce quasi per gioco, perché comunque non c'era assolutamente in quel tempo, parliamo del 68 e parliamo di un contesto ancora dove l'agricoltura era ancora in piena attività, l'industria dei risti dei merloni cominciava allora a produrre qualcosa, e da lì è nata appunto questa idea di non produrre oggetti, per cui non penso di essere mai stato un industriale o comunque una persona che industrializza un prodotto e vende prodotti, ma non vendendo prodotti e cercando di vendere soluzioni, di conseguenza la necessità di avere persone che realizzano progetti su misura per i clienti. Allora, il fatto è come il sarto, no? Cioè, il sarto per far sì che un cliente ritorni deve comunque fare bene il suo lavoro e deve comunque riconvincere nuovamente il cliente a tornare. Questo è l'approccio a questa attività. E poi utilizzando molti degli aspetti valoriali del passato, le storie del passato, abbiamo così capito negli anni che comunque il futuro è scritto nel passato, ce l'abbiamo dentro di noi, e ci siamo dati degli obiettivi, ma questo 30 anni fa, di andare appresso al mercato internazionale, perché il mercato locale non era più sufficiente. Poi fare un discorso di crescita attraverso la delega, la fiducia ai giovani e farli crescere dove il lavoro per la persona è non l'opposto. Ma la terza aspetto fondamentale che ci ha aiutato è lo sviluppo della cultura d'impresa, cioè l'innovazione, non come innovazione tecnologica, è già il nostro mestiere, ma come comportamento, cioè come approccio. Allora, questo approccio negli anni non ha mai richiesto un cambiamento, una necessità di cambiare, perché l'ingresso continuo dei giovani come portatori di conoscenza, il lavoro, la sfida che c'è, che loro prendono in carico, li fa diventare competenti, che è quello che comunque oggi c'è bisogno e che naturalmente i clienti sono disposti a pagare. Gli incompetenti non li vogliono pagare più nessuno, questo credo che sia certo. La sintesi dell'esperienza della nostra impresa. Dal suo intervento mi sembra di capire che si rifà molto alla filosofia che è stata dell'Olivetti. Cioè, quindi un'impresa proiettata verso il futuro. La domanda che faccio è questa: ma l'Italia ha avuto grandi esempi di impresa solida, di impresa positiva, una è la sua, per cui abbiamo questo esempio addirittura qui nelle Marche, ma come mai, malgrado che queste idee comincino a girare, non si riesce in Italia a farla diventare regola generale per l'economia? Ma è perché comunque l'imprenditore è un soggetto libero e è lui che decide da farsi, perciò gli esempi che ce ne sono tantissimi in giro e quelli che noi abbiamo anche adottato come esperienze, parliamo dei Risti dei Merloni, come un imprenditore che sviluppa un'idea di impresa e di valore del territorio, un Mattei che comunque dà fiducia ai giovani e si occupa di cosa pubblica come se fosse la sua, poi su Olivetti naturalmente c'è questa esperienza del coraggio di Camillo Olivetti a investire in cose che ancora non c'erano, no? L'innovazione è quella, cioè sviluppare qualche cosa. L'imprenditore deve avere una visione futura. Il confronto tra noi e Olivetti naturalmente è assolutamente sbilanciato, parliamo di 400 persone contro 40.000 persone. Parlavo di logica, però di logica. Sì, per dire solo che comunque la dimensione è un argomento, ma la modalità di trattare le persone, sia nel grande gruppo che in un gruppo più piccolo, sono le persone che fanno le cose. E allora, così, per prendere un po' la comunicazione di metafore, che se te vuoi prendere il miele non ti raccaccia all'alveare, perché se no le api scappano. Ecco, credo che sia un po' questa la sintesi di questa sera. Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.